volevo dire una cosa. Avrete capito che la figura di Florensky è una figura molto complessa e che si presta a molte interpretazioni. Il professor Oppo ne ha fornita una che è molto interessante, che è chiaramente corroborata dalla sua profonda conoscenza della filosofia russa e del pensiero ortodosso. Vorrei porgli un paio di domande, però. La prima: non è forse vero che l'esperienza della discontinuità in Florensky è profondamente influenzata dalla sua preparazione matematica e dalla consuetudine con il maestro e fondatore della filosofia della scuola matematica moscovita, e cioè Bugaev, il padre del poeta simbolista Andrei Bielin? Per cui l'esperienza della discontinuità in Florensky, la sua tesi di laurea in matematica, è basata sull'idea che da una matematica delle funzioni continue si debba passare a una matematica delle funzioni discontinue, che prefigura poi la teoria delle catastrofi di René Thom. Per cui non è possibile, questo non è certamente un elemento, è un elemento presente e fondativo e formativo in Florensky, non è certamente riducibile all'esperienza del pensiero ortodosso, cioè c'è in Florensky una nozione di discontinuità che certamente non è riferibile a questa tradizione. Lo dimostra un fatto: sai benissimo che nel 75 Lotman e Uspensky scrivono un saggio fondamentale, Role Dual nei modelli ruscoi culture, dove mettono in evidenza un fatto fondamentale della cultura russa, e cioè il fatto che la cultura russa non conosce mediazione, non conosce spazio intermedio, e lo dimostra il fatto che nella religione ortodossa non c'è il purgatorio. Il fatto che non ci sia un purgatorio, dicono Lotman e Uspensky, impedisce la nascita di una idea di progresso, perché il progresso, come dice Christopher Hill in un suo fondamentale saggio sulla nascita dell'idea di progresso, l'idea di progresso è concepibile solo se io tra due poli contrapposti, tra due epoche contrapposte, immagino che ci sia una fascia neutra per cui l'epoca successiva non condanna totalmente l'epoca precedente, ma desume dall'epoca precedente qualcosa che viene considerato neutro dal punto di vista dei valori e quindi salvabile. La mancanza dell'idea di purgatorio nella religione ortodossa obbliga la cultura russa a procedere per rovesciamenti palingenetici del tutto, che vediamo nella storia russa. Pietro il Grande cerca di avvicinare la Russia all'Occidente fondando San Pietroburgo, fondando l'Accademia delle Scienze e via dicendo. Gli zar successivi riavvicinano, rovesciando il tutto, la Russia alla grande tradizione slava. Sottolineo il fatto che nell'articolo di Lotman e Uspensky, che è del 75, nel 1982 Le Goff scrive un saggio che ha avuto grande risonanza, La nascita del purgatorio, in cui mette in evidenza proprio l'importanza del purgatorio ai fini della costruzione di un'idea di progresso e quindi di tutta la tradizione occidentale. Non cita Lotman e Uspensky, questo mi sembra una cosa abbastanza, perché chiaramente sono stati Lotman e Uspensky a porre il problema fondamentale dell'importanza del purgatorio dal punto di vista storico. Allora, come si può far rientrare l'idea di Lotman, scusate, di Florensky, dello spazio intermedio, che va esattamente in direzione contraria rispetto a quest'idea di antitesi radicale e di rovesciamento, come la puoi riassorbire totalmente in questa concezione? Certo che in Florensky è presente Gregorio Palamo, che lei cita continuamente, è fondamentale il problema della divinizzazione dell'uomo, è un problema fondamentale in però il problema che io credo non dobbiamo dimenticare è che Florensky, e questo è innegabile, è il filosofo degli spazi intermedi, e l'idea di spazio intermedio nella cultura e nella teologia russa semplicemente non c'è.
E quindi l'operazione di ridurre, di riassorbire totalmente Florensky nella tradizione culturale russa e nella concezione ortodossa, secondo me cozza contro questa antinomia fondamentale, cioè contro il fatto che lui invece, contro Bulgakov, contro diciamo la grande tradizione teologica russa, lui parla di spazio intermedio, anzi, come ho cercato di dire, addirittura dice che il significato nasce non dai due poli contrapposti, ma dallo spazio intermedio che li separa e li congiunge. E allora? Un'ultima cosa, ricordo, ha citato Matte Blanco, nel 1978 ho fatto nel corso di storia della filosofia contemporanea un corso monografico su Matte Blanco e il suo libro L'inconscio come insieme infinito, e Matte Blanco venne a concludere quel corso dedicato al suo pensiero e disse delle cose a proposito del rapporto tra infinito e inconscio che non collimano del tutto con il tipo di presentazione che non so poi che cosa abbia detto alla facoltà teologica, però siccome è stata alla facoltà di magistero a conclusione di un corso a lui dedicato, mi ricordo bene quello che disse in quell'occasione. Vi ringrazio. Sì. E cosa facciamo? Facciamo rispondere subito o raccogliamo altre domande? Perché sia meglio raccogliere altre domande. Sì, allora facciamo circolare il microfono se c'è qualche altra domanda o qualche tentativo di risposta. Sì. Allora, la mia domanda è questa. Ho visto che qualcuno degli oratori ha accennato al problema del filioque. Accertato e assodato, non vi è ombra di dubbio, che nel simbolo niceno la parola filioque non appare. Io vorrei chiedere a qualcuno di voi se Florensky si è posto questo problema e come l'ha risolto eventualmente, come si è schierato, insomma. Grazie. Grazie. C'è una terza domanda? Sì. Forse qua giù in prima fila? Sì. Poi magari chiudiamo con tre domande per stare nei tempi. Io sostengo che il Rinascimento è stato un danno per l'arte sacra russa. Il Rinascimento va in contrapposizione proprio con quella che è la simbologia russa. Florensky lo dice molto apertamente, lo chiama «не правда», non è verità. Però in questo caso i canoni antichi, quelli bizantini e russi, vengono tenuti, perciò il Medioevo russo mantiene una certa qualità dell'arte. La deriva, diciamo, dei pittori del Rinascimento porta praticamente a un antropocentrismo dell'arte. L'uomo diventa più importante di Dio e la Chiesa cattolica non fa niente per fermarli. Oggi noi abbiamo assistito. Non si può capire l'ortodossia se non si capisce l'icona, non si capisce l'icona senza... La stragrande maggioranza degli italiani e degli occidentali non capiscono l'icona, è un'immagine. Il piacere della mente ha sopravvalso il piacere dell'anima. Pertanto anche la nuova iconoclastia occidentale è rappresentata da profani che hanno esattamente depauperato tutti i canoni dell'arte bizantina. Florensky dice bene queste cose, attenzione, la fine, Uspensky lo ripete, la fine del Rinascimento è già in atto, però i danni sono incalcolabili, non si sanno più apprezzare con l'anima ma con la mente il piacere, perciò l'Occidente materialista trova piacere della mente e rimpicciolisce l'anima. Dice bene Tagliagamba, la trasfigurazione preobragenie è la luce di Dio che illuminerà le anime, non è più il sole. I santi sono già testimonio del mondo invisibile, perciò l'icona è questa finestra. Non si può riportare i santi testimoni di nuovo sulla terra che hanno la scenografia. Lo stesso Leonardo da Vinci
fa una grossa bugia artistica, rimpicciolisce le pareti, allarga il tavolo, cioè nasconde il punto di fuga. Né in un piano orizzontale ci sono solo due elementi, che sono gli elementi di larghezza e altezza. La profondità è un'illusione, l'Occidente ha illuso il popolo cristiano e cattolico con questi elementi. Perciò guardate bene, sì, l'Italia è in primo posto per far conoscere Florensky, e chi mi ha preceduto sono testimoni, con la colonna Il fondamento della verità viene tradotto prima in Italia nel 74 e poi si riconosce a Mosca, capite? Perciò l'Italia può vantare questo, ma rispetto all'icona l'Italia deve ancora imparare che non si può apprezzare una finestra dipinta, ma si deve vedere la luce reale, se no questa è illusione. Grazie. Allora, non so, c'è un'altra domanda? Allora, mettiamo una quarta domanda, perché dunque, io c'è carne al fuoco. Sono stato un po' tirato per i capelli, e quindi, ma non è che ho delle risposte pronte alle osservazioni. Ecco, però mi sembra che oggi ci sia una contrapposizione un po' insanabile, perlomeno nei termini in cui viene posta, tra scienza e fede. E che forse una combinazione delle due cose si potrebbe cercare perlomeno in quello che è successo nel passato. Io mi riferisco a delle ipotesi, per esempio, sull'origine rituale della scienza, sull'origine rituale della matematica. Quando la matematica era combinata con le scoperte matematiche potevano essere combinate con una pietas di qualche tipo, no? Che si manifestava, insomma, in diversi contesti, no? Ma di carattere sempre religioso, sia in Grecia, sia in India, sia a Babilonia, con caratteristiche fra l'altro molto simili, in cui il ragionamento astratto, il ragionamento scientifico, quello che noi chiameremmo oggi ragionamento scientifico, era combinato con delle categorie assolutamente metafisiche. Ecco. Allora, finché non si riesce a decifrare questa realtà, secondo me non si riesce a cogliere il nucleo. La domanda, insomma, la questione vera di questa contrapposizione. E perché poi è nata questa contrapposizione? Questo per me è ancora un mistero, insomma, a un certo punto nel 600 è successo qualcosa, insomma, per cui di irreparabile. Voglio dire, nel 500 c'erano ancora i demoni, insomma, il 500 era ancora un secolo popolato da demoni, in cui le figure geometriche, per esempio, erano associate tranquillamente a delle divinità, pensiamo a Giordano Bruno, insomma, tanto per fare un esempio, no? Ma evidentemente questa realtà collocata tra il mondo sublunare e il mondo divino era una realtà instabile, insomma, così ricca di equivoci anche, evidentemente, e quindi si è pensato bene di eliminarla. E quindi questo ha nettamente poi separato, no, le due sfere, ha contribuito perlomeno a separare le due sfere. Questa che faccio adesso è un'ipotesi un po' azzardata e, diciamo, gettata un po' sul piatto in forma un po' singolare, insomma, me ne rendo conto. Comunque, insomma, è un lungo discorso. Anche domani, vabbè. Va bene, grazie. Allora facciamo un altro giro per le risposte alle domande che sono state poste. Forse il professor Oppo. Allora, domande tremende, comunque ci proviamo. Allora, anzitutto grazie a Silvano per Blanco, io effettivamente lo conoscevo in quell'aspetto lì, però mi confermi che c'è dell'altro. E volevo semplicemente sottolineare come senza discontinuità si arriva poi a un paradigma che ha altro. Verissimo quello che dici, assolutamente, ma anzi, non solo sono d'accordo, ma rilancio oltre. Va tenuto presente questo: l'ortodossia non ha Tommaso, no, non avendo Tommaso, non ha tutto il discorso ragione fede, preambula fide. Cioè, noi abbiamo un corso di laurea in teologia con un biennio filosofico, 2 anni di filosofia, 3 anni di
teologia. In teoria, per come lo pensano i cattolici, il biennio dovrebbe essere tutto su questa idea qui, preambola fide, ragione e fede, poi è molto liberalizzato, ora non è più, però c'è un'idea di teologia scolastica che non c'è in Russia. No. Allora, Florensky, il merito ed anche tuo in questo senso di aver insistito lì sul confine, tema del confine che però si pone quando due estremità sono tali, quindi si pone lì, è questo, di aver rilevato che Florensky copre un buco interno. Quindi io ho detto, non volevo essere troppo dalla parte teologica, non era questo. Volevo dire semplicemente l'ortodossia, con questa sua incapacità di mediare, ha avuto e ha dei problemi grossi. Dov'è che Florensky interviene, agganciandosi a Bugaiva, ma anche a Cantor, che è un'altra figura chiave? Florensky ha tre riferimenti, probabilmente. Sono Palamas, Salavyov e Cantor Bugaev. Quindi in questo terzo riferimento cuce esattamente quello che è un problema molto serio della cultura teologica russa. Ed incide anche su quella scientifica. Quindi sono d'accordissimo che non solo è un punto chiave, ma il punto vero di novità suo. Perché altrimenti, tolto questo, io posso anche dire Salavyov, Palamas. Differenze sì, probabilmente ci sono delle cose, ma è questo il punto che lui introduce e qui a Lotman, poi, perché poi sono alcuni che lo raccolgono, e questo è il punto, l'Osif, Lotman, quindi questo è un punto di novità. Ho detto tutto, filioque, Dio mio. Io non sono teologo, non ho fatto studi in teologia, dico quello che so. Molti teologi pensano sia un equivoco. L'unico vero punto dogmatico di differenza fra teologi e ortodossi. Alcuni pensano sia un equivoco, ai tempi di Fozio, già, per cui non, è tutta una questione. È vero che non c'è in un credo, ma è vero che attualmente c'è un doppio credo, però io parlo sempre col beneficio del dubbio, perché no. I cattolici hanno fatto col concilio prima e negli anni 90 poi soprattutto molti passi in avanti. Cioè quella situazione lì con gli ortodossi è, dico, quasi risolta, appoggiandomi su fonti. I problemi però esistono e sono di tipo politico, ecco, non sono più di tipo dogmatico. Florensky evidentemente è ortodossissimo in questo, quindi crede nella doppia economia, figlio e spirito, che ha ricadute anche esistenziali, secondo me, da esplorare, ma l'esistenza dell'esicasmo, dei pellegrini, la dignità che ha in russo il folle, c'è proprio un termine, yurodivui, cioè il folle, in Russia è una dignità impensabile qui, cioè San Francesco è un'eccezione, ma poi deve allinearsi, in Russia no. Quindi c'è questo tema qui. Sull'icona, sì, bene, però invito, ecco, con prudenza a non essere ideologici, nel senso che questo potrebbe essere anche un tema, cioè il modo in cui era agguerrito. Lei è lo stesso atteggiamento che avevano anche alcuni avanguardisti russi, ecco, per cui c'è tutto un tema di attacco alla forma, è vero, alla forma, come dicono Cassirer, Panofsky, è il simbolo dell'Occidente, se l'Occidente è un problema, se Occidente in crisi, la prospettiva lineare, eccetera, potrebbe essere un punto di attacco, ma anche qui l'antinomia, le avanguardie esistono perché esiste il naturalismo, per cui sono sempre due forme che si reggono insieme, e qua rilancio il problema del professor Tagliagambe, appunto interessante anche lì vedere il confine fra i due, però penso ideologia no, sono due forme degne, immense, vediamo il confine, ecco. Grazie. Sì, chiedo scusa. Sì. Vabbè. Grazie. Chiede un attimo. Solo un minuto, se vuoi. Soltanto un minuto, sì. Perché il problema, tu dici, sono separate le due vie, no? Ma la questione è se sono separate, perché si dice spesso, troviamo Galileo, no? Galileo dice: la meccanica ci dice come vadia il cielo e la fede come si vadia in cielo. Cioè sono domande, sono le due prospettive sono appunto compatibili perché sono appunto incommensurabili. Cioè non, sono domande diverse e quindi diciamo così sono discorsi diversi. Ma la cosa interessante è vedere quando Wittgenstein dice
Vada bene, dice, pensare al senso della vita significa pregare. Nei quaderni Wittgenstein scrive questo. Pensare al senso della vita non è farsi una domanda, ma appunto è pregare, è invocare un senso appunto religioso. E di nuovo Scheler dice, finché la scienza rimane nel suo ambito, non può, cito alla falsa memoria, non può torcere un capello alla fede religiosa. Scheler dice, perché? E lui dice, ma sai, vediamo che la scienza elimina, per esempio, non ci sono più le ninfe dietro a una sorgente d'acqua, non c'è più il Giove che lancia gli strali da... Bene, questo non è una negazione della fede, e forse la domanda che faccio, non è forse questa una purificazione della fede, cioè dalle scuole appunto delle... questo perché è una cosa pure importante, pure questo qui, non è elimini la fede, elimini incrostazioni appunto che non sono fede. Cioè, vabbè. Sì. Sì, vabbè. Non so, sono grandi temi, però credo che... il calendario, lasciamo qualche domanda aperta.